Bentrovati, lo spazio dedicato alle commodities, naturalmente relativamente alle notizie principali e portanti di questo periodo, e in primo piano c'è indubbiamente l'elezione del presidente americano che si avvicina sempre di più, quindi diciamo così anche le materie prime alla prova della Casa Bianca, così come abbiamo voluto titolare questo spazio che condivido con Carlo Vallotto. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, beh, il primo duello c'è stato tra i due, ti chiedo cosa ne pensi, ma soprattutto che cosa pensi possa succedere, insomma, a medio termine, mettiamola così, poi ci dirai tu la tua sui mercati e sul comparto delle commodities. Ieri sera orario americano, naturalmente, è stato un fuoco sul palcoscenico. Insomma, all'inizio i toni erano un po' più tranquilli tra i due, diciamo, sfidanti, Trump e Biden. E poi i toni si sono un po' accesi e abbiamo insomma sentito dei battibecchi piuttosto importanti, insomma, diciamo così, per non utilizzare la parola infantile, se mi permetti questo termine qui. Ecco, chiaramente la mia idea è che sull'effettivo lavoro fatto da Trump, nel bene o nel male, è facile attaccarlo. Insomma, poi la gestione della pandemia, la delicata situazione economica e tantissime altre cose, naturalmente, è estremamente facile attaccare una persona che effettivamente ha lavorato. Dall'altra parte abbiamo lo sfidante Biden che ancora a parole, insomma, ci sono dei programmi elettorali, ci sono dei programmi politici e quindi si parla, insomma, si ragiona non sui dati di fatto, ma si ragiona su quello che è l'ideale. Quindi ecco, naturalmente la prima vittoria sulla carta, gli exit poll sono stati dati a Biden, quindi questo un po' forse ce lo potevamo aspettare. Come hanno reagito i mercati? I mercati hanno reagito inizialmente, la volatilità c'è stata, insomma, chiaramente questo sì. Dall'altra parte abbiamo visto ancora pochi movimenti sostanzialmente forti, quindi abbiamo visto un oro che si è attestato intorno all'area un po' meno dei 1900 dollari, quindi la resistenza è quel valore lì, e gli altri mercati, l'S&P 500, sono rimasto intorno ai valori del giorno prima. Quindi, grosso modo, non hanno reagito con decisione i mercati. Ecco, questa è un po' la fotografia del post, diciamo Sì. così, del Ecco, post dialogo. assolutamente sì, questo è un discorso generale. Senti, ti chiedo subito anche del petrolio, no? Perché poi petrolio che in realtà, insomma, chiaramente subisce delle variazioni a seconda dell'incertezza che c'è ancora, no? Per il coronavirus, per la domanda che ancora non, insomma, non riprende come dovrebbe. Quindi diciamo che adesso ci siamo allontanati dai 40 dollari al barile, sei d'accordo col dire, l'abbiamo detto forse più volte, ma insomma ripartiamo da qui, che fino a quando insomma non riuscirà a fissarsi saldamente a 41-42 sarà soggetto decisamente a tutte queste oscillazioni, ma soprattutto quando il quadro più macroeconomico, no, anche che comprende, come detto poco fa, la domanda non sarà un po' più chiaro. Quindi ci dobbiamo aspettare queste variazioni continue. Sì, certamente bisognerà aspettarsi queste variazioni continue, ovvero della volatilità, come la si chiama all'interno dei mercati tra gli investitori, ovvero una mancanza di in qualche modo direzionalità. In questo momento, poi magari lo vedremo anche su altri energetici. Però sul petrolio in primis, poiché oro giallo e oro nero sono i due benchmark principali a cui in qualche modo gli investitori istituzionali e un po' tutto il mondo finanziario guarda sempre con grande attenzione, perché sono i due leader indiscussi per quanto riguarda un po' la situazione macroeconomica. Petrolio che rimane ancora sottotono, diciamo un po' statico, al di là di
dei movimenti che possono interessare appunto delle variazioni giornaliere, rimane al di sotto dei 40 dollari l'area chiave un po' del, chiamiamolo un po' lo spartiacque tra la salita e la discesa, e quindi ecco, quest'area qui è da monitorare con grande attenzione. Lo fanno anche appunto, come stavamo dicendo, gli investitori istituzionali e internazionali, proprio perché è un'area tra i 40 e poi anche magari 45-50 dollari. Sono delle aree molto molto importanti in quanto vengono, diciamo, sono delle aree valore in quanto anche ad esempio lo shale oil, le società di shale oil rientrano nei costi di gestione, quindi ad esempio prezzi al di sopra dei 40 dollari potrebbero diciamo in qualche modo influenzare positivamente soprattutto l'animo dei produttori di shale oil, che potrebbero riaprire queste le società appunto americane, che in questo momento soffrono gravemente, anzi molte purtroppo sono le situazioni di crisi di società in fallimento, insomma, che non riescono a operare. Quindi ecco, anche questo porterebbe a un'automatica diminuzione della produzione, che ricordiamo è sempre molto molto elevata a fronte di una domanda a causa anche e soprattutto del Covid in netta diminuzione, e quindi ecco, questo potrebbe sicuramente influenzare il Sì. prezzo Ecco, nel prossimo futuro. la riflessione che mi viene ancora più in generale da fare, quindi a partire dai mercati per poi tornare sulle materie prime, è questa, Carlo, anche questa non è una cosa di oggi, ma insomma è da un po' che lo ripetiamo, che i mercati sono in questa fase wait and see, no? Forse ancora di più adesso che si attende il risultato elettorale. La stessa cosa vale per le commodities, so che potrebbe sembrare una domanda banale, ma insomma, per capire un po' quali sono anche magari quelle più soggette a un'attesa prolungata. Il petrolio l'abbiamo già nominato, ad esempio, ma insomma, ripeto, non è una notizia di oggi, non è che è una breaking news, però resta sempre uno degli indicatori più attenzionati. Sì, Ma insomma, se è un certo. discorso che si può fare per le materie prime in generale, magari per quali in particolare? Beh, per le materie prime in generale è naturale che si può fare questa puntualizzazione, in quanto cosa succede? È chiaro che se dovesse, diciamo, sul piatto della bilancia ci sono due politiche diverse. Chiaramente, insomma, questo è chiaro, sono due schieramenti politici tra virgolette contrapposti, quindi se dovesse continuare Trump o se dovesse eventualmente vincere il suo interlocutore Biden, è chiaro che cambierebbero determinati equilibri. Insomma, ecco che in questi anni qui abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto un Trump molto agguerrito contro la Cina, contro tutto ciò che proviene dall'Oriente, insomma, e quindi anche una limitazione. Abbiamo visto la guerra dei dazi, tantissime, diciamo, sono state le politiche nel tentativo di frenare l'espansione del gigante asiatico. Se dovesse dall'altra parte vincere Biden, è normale che potrebbero essere riviste queste politiche, e quindi in qualche modo le commodity riprendere, insomma, le commodity, parliamo delle commodity in particolar modo gli agricoli, le soft, quindi cacao, caffè, zucchero. Ecco, però potrebbe essere diciamo che io credo che l'impatto sarebbe più verso gli agricoli, ovvero verso soia, mais e il wheat, piuttosto che sugli altri, perché diciamo, rientrano delle politiche, ad esempio sullo zucchero, sul cacao, sul cotone, rientrano diciamo, delle politiche di gestione singole di ogni stato. Ad esempio, faccio una piccolissima parentesi: l'India è molto attiva, è uno tra i principali produttori di zucchero insieme al Brasile, quindi le politiche vengono in qualche modo adattate. O meglio, la produzione viene adattata alle politiche diciamo di gestione di questi dei flussi di domanda e offerta. Quindi ecco, io penso che se dovesse essere appunto dovesse esserci un cambiamento al vertice degli Stati Uniti, questo potrebbe impattare soprattutto appunto sui grani, ecco, diciamo, piuttosto che su altre materie prime. Ok. Va bene, allora facciamo come sempre facciamo con te, insomma, Carlo, andiamo a vedere al di là delle materie prime principali, aspettando anche le domande dei nostri telespettatori, quindi se avete qualche domanda in particolare sulle commodities, ce
cerchiamo di rispondere, andiamo a vedere, insomma, facciamo una carrellata, lascio a te magari gestire questo spazio, poi io faccio incursioni con delle specifiche, però appunto cerchiamo di andare a vedere, no? La carrellata delle commodities della settimana. Sì, beh, io direi partiamo dall'oro, poi magari andiamo a rivedere qualche valore specifico anche sull'argento. Ecco, oro e argento, l'oro in particolare rimane ancora lì, occhieggia l'area di 1900 dollari per oncia, area di resistenza molto molto forte che chiaramente in questo momento risulta essere uno dei livelli chiave. Se non dovesse essere, diciamo, ripresa, diciamo, delle chiusure settimanali, guardiamo un po' più, ad ampio spettro, insomma, se non dovesse rimanere al di sotto di questi valori qua, ecco che potremmo vedere dei nuovi ribassi, insomma, dei nuovi ribassi, area di 1800 dollari sarebbe un primo livello di, supporto, 1750 potrebbe già arrivare, già essere un livello piuttosto importante, insomma, un deflusso così forte sull'oro, probabilmente al momento, secondo, diciamo, in base alla situazione attuale, chiaramente secondo, diciamo, la situazione anche fondamentale, potrebbe non arrivarci, insomma, però chiaramente bisogna sempre seguire il mercato in base a determinati scalini che ci sono. Quindi grande attenzione all'area dei 1900 dollari per quanto riguarda l'oro. Se dovesse risalire, ecco che naturalmente nei prossimi mesi, ma tutto ruota anche intorno, come dicevamo, come abbiamo detto fino adesso, a quello che sarà il futuro della politica degli Stati Uniti, anche perché questo impatterebbe sulla gestione anche della Federal Reserve. Sappiamo che, insomma, c'è sempre stato questo attrito tra la Federal Reserve e Trump, quindi anche qui uno scenario totalmente aperto, ecco, insomma, per quanto riguarda. Quindi attenzione all'area dei 1900 dollari, estremamente importante, e a tutto ciò che naturalmente riguarda le politiche sui tassi di interesse e quant'altro. Un'eventuale discesa potrebbe ritornare all'area dei 1800 dollari ed eventualmente 1750, però al momento chiaramente risulta un po' lontana. Procedo Sì, c'è una velocemente. domanda, guarda, faccio io la prima incursione di cui parlavamo prima, perché anche questa domanda è molto interessante e si inserisce nel contesto che abbiamo avuto modo già di illustrare poco fa. Allora, Marco scrive: io vorrei investire long con una piccola leva sul Palladium, ma essendo legato alle aziende automobilistiche, vista la crisi per il Covid, ho un po' di timori. Suggerimenti? Suggerimenti è che in questo momento effettivamente, diciamo, la gestione politica soprattutto per quanto riguarda le estrazioni minerarie, ha visto una diminuzione delle estrazioni di palladio proprio a causa delle chiusure per le normative anti-Covid. Quindi ecco, ci potrebbe essere, il palladio diciamo, è arrivato da una situazione di deficit di produzione negli anni precedenti, ad oggi che quasi saremmo quasi a parità, se non addirittura in surplus di produzione. Quindi le stime sul palladio sono in crescita, però io naturalmente da buon tecnico direi di attendere eventualmente, magari chiaramente di fare degli acquisti scalari, ovvero magari a più livelli, quindi eventualmente superati i livelli di 2004-2450 dollari per oncia, potrebbe magari essere interessante cominciare eventualmente, ecco, in base alla gestione proprio del portafoglio di chi fa la domanda, naturalmente, ecco, iniziare magari a recuperare. Ci sono delle stime da parte di banche d'affari che indicano addirittura prezzi molto più elevati. A scanso di essere, diciamo, noioso, però ecco, il driver principale è l'oro. Quindi l'oro che trascina con sé tutti i metalli preziosi, quindi platino, palladio, argento. Quindi ecco, questo una rinnovata domanda anche dell'oro potrebbe riportare in auge
ancora i prezzi per delle correlazioni, per delle in qualche modo diciamo sì, delle correlazioni tra i vari metalli. Quindi è vero, sì, assolutamente c'è stata una fortissima diminuzione della produzione, della vendita automobilistica, quindi platino e palladio ne stanno subendo appunto le conseguenze. Ecco, un'altra questione, poi ti spiego perché faccio questa premessa, è che adesso bisognerà capire anche che cosa aspettarsi sulla dinamica del dollaro, no? Quindi sempre con le elezioni americane. Questa premessa perché c'è un amico che, riprendendo un po' il discorso sul gold, scrive: su base tecnica e di breve medio periodo vedo la possibilità di un ritorno dei prezzi fino a area 1700, lui è Giuseppe, e da il posizionarsi long per puntare a nuovi massimi. Condivide, quindi Carlo, adesso lascio rispondere a te, e un altro amico dice appunto: per me l'oro dipende molto da euro-dollaro, ovviamente, quindi diciamo che bisognerà vedere le dinamiche proprio dell'andamento del dollaro, di conseguenza sull'oro. Esattamente, sì. Allora, sicuramente, ecco, sono degli scenari di medio-lungo periodo che a volte possono anche lasciare il tempo che trovano, quindi certamente tutti i mercati sono correlati fra di loro, quindi l'oro non dipende soltanto dal cambio euro-dollaro, ma dipende dall'andamento del petrolio, dalle geopolitiche di altri stati, dall'andamento del dollaro neozelandese, dal dollaro australiano, quindi è influenzato, o meglio ancora, i mercati sono interpolati tra di loro, quindi non è che ci sia una risposta univoca a questo. L'area dei 1700 dollari, come si diceva prima, nella domanda di prima, potrebbe essere importante. Certamente è un livello di supporto estremamente importante che, qualora, come appunto avevo indicato prima, qualora dovesse scendere ancora l'oro, eventualmente dei target di prezzo potrebbero indicare 1695 come target ultimo dell'oro. Al momento si vedrebbe, diciamo, un deflusso di medio-lungo periodo, quindi ripeto, qualora non succeda niente a livello geopolitico o politico-economico, l'oro potrebbe avere questo deflusso abbastanza in qualche modo lento. Ricordiamoci po che poi ci sono i veicoli come gli ETF, le società che veicolizzano gli ETF, che stanno vendendo a man bassa proprio a livello di investimento. Quindi ecco, è un'analisi estremamente importante quella sull'oro, perché riguarda tutto ciò che succede, che potrebbe succedere nei mercati. Quindi certamente, se dovesse scendere, l'area dei 1700 dollari potrebbe essere un'area dove eventualmente cominciare ad accumulare, anche perché, magari poi concludo, quest'area qui è stata un'area di solidissimo basamento dai mesi di aprile, dal 15 aprile al 25, 24, 25 giugno, quando ci fu il breakout a rialzo. Quindi è chiaro che tra 2 mesi di lateralità hanno creato un floor veramente molto, molto importante. Quindi l'area del 1700 Sì. sicuramente è vista come questa, importan con Poi questa ne importanza. ok, poi devo vedere anche altre materie prime perché stavi concludendo, però, cioè stavi andando avanti con la carrellata, però appunto le domande poi principali, Carlo, come puoi immaginare, vanno sempre a Certo, dirigersi sì, oro, assolutamente. petrolio. Per esempio, un altro amico che parte in generale dal titolo di Eni, quindi ritorniamo sui petroliferi, si chiede: ma potrà tornare ai livelli pre-Covid? In generale, no? Il comparto dei petroliferi, che è assolutamente, insomma, così soggetto a tutte le oscillazioni di cui abbiamo già parlato. Quindi non so se vuoi rispondere anche a questo, non tanto sul titolo, ma proprio sul comparto, ritornando al petrolio, e poi andiamo a vedere altre commodities. Sì, beh, certamente, cioè, ci auguriamo che in qualche modo il ritorno, esattamente, il ritorno in qualche modo alla normalità. Il nostro futuro come sarà? Il nostro futuro sarà legato a quelle che saranno le cure per il Covid, naturalmente, questo sì. Poi probabilmente questo ci cambierà la vita, probabilmente ce l'ha già cambiata, e probabilmente, insomma, un po' non si ritornerà più allo status quo di prima per quanto riguarda i rapporti sociali. Però ecco, la cosa importante è che eventualmente cure e vaccini e quant'altro, insomma, non entriamo assolutamente nel merito di questo, possano aiutare a superare quello che sono i distanziamenti sociali, quindi, e anche soprattutto le limitazioni degli spostamenti degli individui, perché questo impatta moltissimo
il traffico aereo, quindi la domanda di carburante degli aerei, che in questo momento purtroppo molte società aeree, anche la Boeing stessa, i produttori aerei Airbus e Boeing sono veramente molto sotto pressione e quindi purtroppo ecco, non è la crisi soltanto, perdonatemi senza voler limitare della ristorazione, ma sono anche dei grandissimi gruppi che hanno, diciamo, diciamo, investono una parte di popolazione lavorativa molto molto importante. Ecco perché ci dobbiamo aspettare, e qui magari anticipo un po' i dati che potrebbero essere dei prossimi mesi. Naturalmente è chiaro che la disoccupazione americana, e questo è un dato che impatterà sicuramente su tutti i mercati, sull'oro in particolare, sul petrolio anche. I dati sulla disoccupazione, fin tanto che non ci saranno, diciamo, una situazione di cura di qualcosa per controbattere questo virus, è chiaro che anche le limitazioni, appunto, delle persone, dello spostamento delle persone, impatterà sulla domanda, del jet fuel, quindi del carburante per gli aerei, e quindi che è la parte fondamentale delle quotazioni del petrolio, che impattano moltissimo sulle quotazioni del petrolio, e quindi questo andrà visto. Ecco, quindi per rispondere alla domanda che ho già risposto, naturalmente, sicuramente ritornare verso una situazione di normalità dipenderà, in qualche modo, dalla scoperta di Certo, cure, per ma questo. la domanda poi invece più pratica, insomma, so che non ti tiri indietro, insomma, quindi cosa fare a livello di investire, no? Di pensare a questi titoli al comparto, cioè aspettare, perché poi l'incertezza c'è, o comunque procedere sempre, sempre, sempre con maggiore cautela rispetto ad altri comparti che magari sono un po' più sostenuti, no? Appunto dalla domanda e dalla richiesta del momento. Assolutamente, sì, certamente. Ecco, non mi tiro indietro alla risposta di questa domanda perché è molto, sempre molto interessante, naturalmente. Poi la gestione di portafoglio è una, delle cose più interessanti per quanto riguarda la consulenza, il consulente, insomma. La diversificazione deve essere il pane quotidiano, quindi ecco, è chiaro che non si punta tutto sul petrolio o su Eni o su un singolo titolo, naturalmente. Si fa una panoramica, e sì, naturalmente in base a quelle che sono le esigenze del singolo cliente, e in questo caso naturalmente si consiglia eventualmente di entrare in posizione. Sul petrolio i prezzi sono, diciamo, un po' ghiotti, perché 35-40 dollari è un prezzo, insomma, abbastanza interessante. Ecco, poi anche qui potremmo fare magari dedicare un'intera puntata, perché poi ci sono le politiche ambientalistiche e quindi rientrano anche altri mercati, quindi l'elettrificazione del parco di autoveicoli, e ritorniamo ancora diciamo, sono un po' tutti, chiedo scusa perché sono un po' tutti interpolati naturalmente i mercati, quindi si parla di rame. E quindi se dovesse aumentare l'elettrificazione del parco veicoli elettrici nei prossimi anni, quello che un po' tutti quanti in qualche modo a livello dell'ambiente ci auguriamo, insomma, auspichiamo, e oltre al fatto che anche sono state fatte delle normative molto più importanti, molto più restringenti, soprattutto in Cina, credo che ci sia la Cina 6, come l'Europa abbiamo l'Euro 6, per quanto riguarda la prossima gestione dei gas di scarico, dei fumi. Quindi ecco, tutto questo impatterà sulle politiche, e naturalmente questo dovrà essere studiato per valutare quelli che sono, diciamo, gli ingressi in determinati mercati, e quindi creare un portafoglio. Certo, Carlo, allora ancora in un paio di minuti le altre indicazioni su altre materie prime, se hai ancora qualcosa da aggiungere, ma credo di sì perché poi ho fatto ben più di un'incursione con le domande dei nostri amici, ma insomma, come Ed è vedi? stato piacevole, anche perché sennò facciamo, giustamente, è meglio sempre dare spazio alle domande, perché Assolutamente sì, anzi ne aspettiamo ancora anche per insomma, gli slot successivi, ma sono importantissimi, soprattutto in questo momento, no? Sai, in cui le beh, è indicazioni... chiaro, certo. Bisogna averle proprio da chi sta anche tutti i giorni sui mercati o da chi è interessato a capire, perché poi il nostro pubblico è giustamente diviso tra chi è super esperto e quindi segue i mercati tutti i giorni e chi invece si sta approcciando. Infatti, diciamo che questo con te oggi è diventato anche uno spazio un po' più educational, che è insomma uno degli obiettivi anche nostri. Piano piano ce la faremo, aiutati da voi che lo fate anche tutti i giorni. Allora, quindi, ultime indicazioni sulle commodities per questa puntata, Carlo.
Ecco, sì, diciamo che in sostanza possiamo magari guardare velocemente ad esempio il caffè, che è stato molto sotto caffè e zucchero, che proprio in quest'ora, qui magari ci può stare anche Sì, infatti un bene. amico per salutarci ci dice buon caffè, Buon ecco, e così almeno vedete, abbiamo un nuovo assist che perfetto, ci porta sulla commodity, prego. Ecco qua, sì, assolutamente. Questo è il caffè, naturalmente, che proprio, diciamo, l'assist ci aiuta proprio perché il caffè è utilizzato in una, diciamo, per quanto riguarda in sostanza la sfera ricreativa di tutti noi, quindi andiamo al bar o magari lo prendiamo a casa. Ecco, fa parte quindi di una socializzazione che in questo momento viene limitata in qualche modo appunto dalla pandemia. Grandi difficoltà e a questi prezzi addirittura a livello educational, come giustamente dicevi tu, e questa idea mi piace veramente tantissimo, a livello appunto di comprendere come funziona il mercato, è chiaro che a questi prezzi i produttori, Brasile in primis, poi il caffè lo conosciamo, insomma, il caffè arabica, eccetera, eccetera. Evitano addirittura di cogliere i bacelli proprio perché a questi prezzi non conviene più. Quindi li lasciano lì. Oltre al fatto che, naturalmente, la mancanza di domanda, la mancanza di consumo in questo momento ha un impatto molto, molto forte. Sì. Ecco, c'è un amico che chiede del rame, che ne pensate? L'abbiamo già accennato prima, però se vuoi dire ancora qualcosa in chiusura, proprio in chiusura, poi ti saluto. Va bene, sì, ecco, rame, come dicevamo prima, avevamo parlato dell'elettrificazione del parco veicoli, quindi tutto ciò che è una fase di ripresa delle quotazioni, chiaramente dipende anche da queste politiche qua. Certo è che questa grande corsa del rame l'abbiamo compresa dal punto di vista fondamentale. Per quale motivo? Perché c'è stata una diminuzione di afflusso proprio per la gestione della pandemia, quindi diminuzione di estrazione di rame ha spinto al rialzo le quotazioni, mancanza di diminuzione di offerte, quindi la domanda abbastanza ancora abbastanza importante. L'area dei 3 dollari per libra rimane comunque l'area chiave. Stiamo vedendo in quest'ultimo mese come le quotazioni stiano oscillando, la volatilità stia oscillando diciamo all'interno di questa piccolissima fascia 2,95, 300, 300, 2,95, 3,8 dollari per libra, e quindi ecco, quest'area qui rimane estremamente importante. Grazie Carlo Vallotto, grazie per questo spazio dedicato alle materie prime, non solo all'analisi, ma anche a dei consigli che possono aiutare a muoversi nel mondo appunto delle commodities. E a presto sulle fonti TV, ti seguiamo sui tuoi canali. Buona Grazie mille, grazie a voi, buona giornata a tutti e un saluto a te, Emanuele. giornata anche a Carlo Vallotto. Tra poco torniamo con dati e naturalmente analisi indici, titoli, euro dollaro, ancora oro, ancora petrolio. Quindi restate con noi e scriveteci messaggi.